Bella ragazzi, sono il Drago Rosso e bentornati in questo nuovissimo episodio di Breath of Fire. Abbiamo, nello scorso episodio, affrontato la cripta e preso il terzo personaggio che ci aiuterà nel proseguire la nostra avventura. Adesso, ragazzi, da qui non c'è più niente da fare, almeno per il momento. Quindi, con la magia di Warp, dovremo ritornare ad Auria. Quindi, teletrasporto alla Star Trek. Ok. Guerrieri, il vostro destino è nelle vostre mani. Quante volte ce l'ho detto? Occhio a questo. Per entrare nella torre dove è tenuta la chiave luce, dobbiamo passare per la cassaforte. Mia figlia era rinchiusa. Ok, adesso qui dobbiamo entrare nei sotterranei di questa casa. Quindi diventiamo il quattro personaggio e adesso possiamo aprire. Volete la chiave luce? Mio padre vuole darla ai draghi neri. Se mia madre fosse ancora viva, gli avrebbe detto di fare la cosa giusta. Non posso farmi. Se mia madre fosse ancora viva, gli avrebbe detto la cosa giusta. Ok, non posso. Ok, adesso ragazzi, qui adesso non vi dice nulla. Questa è la figlia, sì, la cassaforte. Non poi sarebbe se sì, è rinchiusa nella cassaforte. È rinchiusa nei sotterranei. Questa no, non ne vuole uscire. Continuerà a dire la stessa cosa. Adesso ragazzi, bisogna fare un'altra cosa per poterla farla uscire da lì. Allora, prima di tutto bisogna uscire dalla città. Adesso vi faccio vedere. Occhio a quello che è, altrimenti ci risbatte dentro. Ok, è una rottura di palle che non vi dico. Allora, si può riutilizzare Warp e bisogna andare a Black. Adesso finalmente, sempre con il prim prim, sempre con il quattro personaggio, possiamo finalmente entrare in quella stramaledetta torre. Su. Ta-ta-ta-ta-ta. Super veloci. Ok. Quanti soldi abbiamo, tanto per curiosità? 31.000. Allora, aspetta. Tutti questi soldi li metto in banca. Così almeno dopo non è lì, perdo e va bene. Qui. Vabbè, qui li chiama magazzini, ma io li chiamerò. Si riterranno niente, quindi sì, tutto. Tutto do tutto, do tutto. Ok. Ora non ho neanche un soldo. Cioè sì, in realtà i soldi non ce li ho, però adesso, se vedete, ho 0 gold perché li ho tutti messi in banca adesso. Ok, adesso tutti i soldi che prenderò saranno appunto per le lotte, i nuovi soldi che farò. Ecco, adesso io ho già 780 gold. Così, ragazzi, che si fanno i soldi.
Ah, finalmente, sta cavolo di torre. Torre chiamata Torre L.E.O. Ok, forza. Visto? E qui siamo ben 2000. Ok. Io andrei di sopra. Proviamo a fare una roba così. Secondo me c'è un'altra porta. Aia, questo fa malissimo. Quindi attenzione qui. Che cosa avevo detto? Allora, meno male che... Allora, teoricamente... Sì, infatti. Perché che Nina ha il potere di far rivitalizzare... Aspetta che c'è di nuovo coso. Gandalf. Aspetta che c'è di nuovo Gandalf qua. Se sei l'eroe della reggenta, ti darò il mio tesoro. Vai in cima alla torre per incontrare gli spettri e dimostrare il tuo valore. Ah, proprio non mi dai quello? Ok. Ho paura. Ciao. Cazzo. No, paralyze. Course. Vabbè, meno male che ha fatto paralyze, però. Aia. Fai così. Ok. E che palle. Ha fallito, grande. Ok. Manca l'ultimo. Ok. Sì, però quello è più... No, è più veloce, boh. Attenzione. Carne a livello 15. Ok, sì, però prima di salire qua... Ok. Che cos'è? Aspetta, quindi mi stavi dicendo se aspetta, riscendo e risalgo dall'altra parte. Vabbè, questo sì che se ci dava soldi, ce li dà, non tanti, ma anzi più che altro è l'esperienza. Oh, grazie. Pietrat vita. Ora cosa sarebbe la Pietrat? Aspetta che mi sembra di averla vista. Questa qui, da usare in combattimento. Vabbè, se non è, mi dici che roba è. Vabbè. Ok. Sì, vabbè.
Se... Che cazzo, perché non riesco a scappare? Però è bello resistente questo, eh? Aspetta, no, è normale, sì. Saliamo per di qua. Infatti qua c'è qualcosa. Vita 2. Infatti qua si riscende. No, è un labirinto questo. Ho una cura. È il corna. È il mentocorna. Ed è l'erba. E fallisce, fallisce. Ok, sì. Siamo saliti al 21. Ok, di qua. Che palle. Wow, ok. Dobbiamo andare al centro, a quanto pare. Ciao. E infatti. Però anche di lì si sale. Cazzo si va. Aspetta, provo. Meno male. No, ma è un labirinto questo, ve lo dico. Oh, senti. Al 3. Altrimenti guardano. Veramente giuro che esplodo. C'è qualcosa qua. Proviamo, ragazzi. Chi è questo? Prima solo i draghi potrebbero entrare qui. Ma da quando la chiave luce è stata rubata, le cose sono cambiate. Combattiamo. Aia. Ok. Qui dobbiamo passare subito alla controffensiva. Cazzo, ha usato il terremoto? Difesa. Attacca, attacca. Ah, fa un casino di male. Sì, vabbè, non ce la faremo mai. Proviamo a fare rallentare il nemico. E facciamo erba su di lei. Aia. Ok, ora lo abbiamo rallentato, quindi teoricamente. Proviamo a fare frost. Non lo so se funziona. Critico, grande. Ok.
dal terremoto. Critico, doppiamente critico, grande. Allora, è meglio se facciamo così. E, ok, tutte attaccate normali, cazzo. Qui qualcuno muore, qualcuno muore. Porco. Ok, meno male che abbiamo usato il coach. E non è neanche servito il coach. Porca puttana, che pelo. Ottimo lavoro, prendete questa chiave. Trovate la chiave luce per completare la coppia. Grazie al cazzo, mi hai ci hai massacrato. Ok, eccoci la, ecco la chiave. LOL. Cioè, si è trasformata adesso. E non sembra esserci più alcun mostro adesso. Ah, meno male. Ah no, perché avevamo il PAL 3. Ok, me ne sono scordato, però teoricamente non ce ne dovrebbero essere dei mostri. Un turbante, così. Porca troia. E ci manca gli AP. Va bene. Allora... andremo a dormire, quindi. No, comunque sì, non è... ci sono più i mostri. Adesso... cerchiamo di uscire da qui. Non è vero. Sono sempre sti cazzo di cose. Meno male. Ok, dobbiamo scendere. Volevo uscire da qui. Dobbiamo scendere sempre di più. Aspetta, ben fatto, sei un vero eroe. Prendi questo con i miei ringraziamenti. Ricevi spec. Usa lo spec quando ti serve un aiuto dall'aldilà. Cos'è, un oggetto? Boh, non si capisce. Vedi i fantasmi. Ok, aspetta, ma qui? Ok, dove siamo stati? Però lì si può scendere, aspetta. Aspetta, c'è quello che sta morendo? Tutti stavano morendo. Allora se è normale, se è normale, no. Ok. Usciamo da qui, che cos'è? Ed è giorno! Grande! Ok. Adesso via, ritorniamo a coso. Ma levatevi dal culo. Ok, torniamo qui e dormiamo. Ma che cazzo? Il cielo azzurro mi rinfranca. Qualcuno ha rubato la chiave oscurità dalla T-Torre. Ora non cala più la notte. Non è un bene.
Vai. Oh. Teccarne ha trovato il libro, era ora. Ok. Ora. State gentili con Karn. E che palle. Vabbè. Ritorniamo a dormire visto che qua la gente si ammala. Ok, ora dobbiamo ritornare nuovamente a Coso. Ad Auria. Quindi teletrasporto. Uff. Vacca puttana. E qua bisogna riscendere nuovamente ancora. E adesso forse questa qua. Che stai dicendo? Forse dobbiamo parlare con il tizio di sopra, aspetta. Ma dov'è? Ah, si è spostato. Se non gli consiglio la chiave, faranno del male a mia figlia. Drag solleva lo spec e appare il fantasma della moglie di Ross. Alena. Cosa dovrei fare? Pensi davvero di consegare la chiave che consegare la chiave aiuterà nostra figlia? Hai ragione. Una volta ottenuta la chiave, le cose peggioreranno soltanto. Sapevo che avresti riacquisito il senno, anche se sei molto testardo. Ora devo andare. Che la pace sia con voi. Alla fine sono ritornato in me stesso. Dite a mia figlia che stavo sbagliando. Ok? E ora si ritorna giù. Non qua, magari. Qui. Porca miseria, oh. Mio padre ha cambiato idea. Ma ormai i draghi neri stanno venendo a prendere la chiave. Ci aiuterete a scacciare i draghi neri? Certo, grazie. La chiave luce è in cima a questa torre. La chiave è vostra. Ma quale torre che stai dicendo? Ah, è una torre quella? Un dardo. Aspetta, un dardo? Ma quanta erba ci sta dando qua? Va qui. Allora, con calma. Non cambia niente. Un turbante, ci aumenta un casino. Allora, 100. Ah, il dardo va a lui. Ok, vai. Però gli aumenta un. No, allora fai questo qua. Ok. Ok. Ci siamo? Ok, prendiamo allora.
addirittura. Cioè qua una torre addirittura qua. Ok, che sia quella? No, non è questa. Petraff. No, cos'è, un altro boss? Qui ci ammazzeranno brutalmente. Ma vabbè, lo voglio fare lo stesso. Hai troppe cose con te. Non ci credo. Ho troppe cose con me? Tu dici? Vabbè. Cioè, quindi abbiamo addirittura un inventario limitato, a quanto pare. Va bene, allora dovrò togliere qualcosina. Vabbè, vediamo che cosa possiamo togliere. Occhio a quello. Ma qui non c'è nessun... C'è l'INN. Beh, posso vendere. Allora, ti vendo questo. Poi ti vendo... Ah, è questo qua, il pugnale lancio, quello che aveva coso. Vabbè, ok. Questo qua. Eh sì, ti... E vendo un'intera erba. Sì. Però sai che quasi quasi... Non lo so, vabbè. Allora, equipaggiamento, no, oggetti, riordina, ok. Adesso dovremmo avere tipo due o tre slot disponibili per avere la chiave. Dopo se metteremo via qualcosa. Oh, questo è ritornato qui. Alla fine sono ritornato in me stesso, è una fila che ho sbagliato, sì, ok. Ma ragazzi, direi che per questo episodio è tutto. Ho anche sbagliato. Allora ragazzi, direi che questo episodio di Breath of Fire è tutto. Nel prossimo episodio vedremo se dobbiamo riaffrontare un altro boss per riavere la chiave. Adesso ritorniamo sul punto di prima. Comunque qua sì, no, qua non ci sono mostri, per fortuna. Mi sembra anche logico che comunque siamo all'interno di una città. Ok, qui c'è la chiave luce, quindi nel prossimo episodio vedremo, anzi quasi sicuramente sarà un altro boss. Quindi direi che per questo episodio di Breath of Fire è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi se volete venire aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi. Mettere un bel pollice in su se vi è piaciuto l'episodio, mi raccomando di dire la vostra nei commenti. Noi ci risentiamo con un prossimo episodio di Breath of Fire. Bella!